Simone, guarda che tardi, non è che tardi, che un comodo. Ragazzi, siamo di nuovo in ritardo. Right about now, the funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. Ragazzi, finalmente ci siamo. Siamo giunti al quarto ed ultimo episodio della serie Sim 1 Inc., dove oggi appunto mi andrò a finire completamente il braccio, o almeno il tatuatore ci prova, visto che ha soltanto 3 ore di tempo per riuscire a finirmi tutto. Speriamo bene. C'ho una bollicina qui purtroppo sulla spalla, e questo ve lo spiegherò dopo, perché so soltanto che il mio tatuatore gli prenderà un colpo quando vedrà questa bolla, perché ogni volta che vede bollicine gli prende sempre un colpo, quindi vedremo la sua reazione. E direi che è tardissimo, abbiamo perso un sacco di tempo per fare tutto, quindi andiamo, sono gasatissimo. È ritardo. Ma va, sì, ma tutto a posto. Finimo, faccio, Tutto a posto. Ecco. Reazione. No, solo una però. Stiamo scegliendo il tatuaggio da fare qui proprio sul. Farà un male vicino. Boia. Farà, dicono che farà malissimo. Adesso vedremo, comunque è quello lì, se si può far vedere. Lo sta ancora progettando, però secondo me è una figata. Mi sono messo la maglietta che mi avete suggerito voi su Instagram quando ho fatto il sondaggio, se volevo quella bianca o volevo quella nera. Alla fine avete votato per quella nera, ma le ho comprate tutte e due, sia bianca che nera. Oggi ho quella nera per non sporcare appunto quella bianca dall'inchiostro, e ho proprio l'outfit, quello figo che ho comprato pochi giorni fa. Pure su Instagram tutti a dirmi no, quel punto è fa male, fa malissimo, tutti con la mi mettono l'ansia. Guarda che okay. Oh, fermo, hai capito? No aspetta. Hai capito? Aspetta, il modo fa quello piccolo, vai, mi mettiamo a vedere. No. Adesso non fa tanto male. La vedo, sei molto grande. Il 3 sta solo quello piccolino, eh. Cioè è un po' sì, però pensavo peggio. No, vabbè, cosa fai? Aspetta, più guarda se c'è altra acqua. Tu ce l'hai? Io finita la mia. Sto pezzo è problematico. Problematico? Questo è peggio di tutti. Madonna, lì fa malissimo. Ragazzi, è incredibile quello che è successo oggi. Che balordo. 26 giugno alle ore 17:19, Giovanni Pois mi ha appena offerto un caffè. Non è la prima volta. Questa è una è cosa successo anche a Ludus. È vero, questa è la seconda volta della storia, dopo che io gli ho offerto mille cose. Non è vero. Secondo caffè offerto da Giovanni Fox. Questo anche resterà nella storia, ragazzi. Guardatelo bene, perché succede poche volte quando andiamo al bar. Che infame. Comunque, ragazzi, voglio dire una cosa che sicuramente interesserà tantissimi di voi, anche perché me l'avete chiesto in tanti sui commenti e anche in chat privata. Quali sono i punti più dolorosi e quali sono i punti meno dolorosi del braccio? Allora, il punto più doloroso proprio in assoluto a partire dal guanto è questo qui, che è il polso. Qua ha fatto un male che non lì c'ero anch'io, che è stato proprio il primo pezzo che poi mi ha fatto, cioè il primo inchiostro che è entrato nella mia pelle è stato il polso. Secondo classificato credo proprio oggi qui sulla giuntura del braccio, di nuovo oggi dobbiamo rifare il polso. Secondo classificato direi qui sulla giuntura del braccio, malissimo, a pari merito con il gomito, che è terribile. Poi punti poco dolorosi dove proprio ho dormito, qui proprio zero, stavo dormendo. E anche qua non fa tanto male, questa parte qua è tranquilla. Cosa non fai nel post tatuaggio? Evitare allenamenti in palestra o attività sportive in genere per i primi 6-8 giorni. Evitare allenamenti in palestra o attività sportive in genere per i primi 6-8 giorni. Io appena finisco la seduta vado sempre ad allenarmi. Ed è per questo che mi vengono le bolle, Paolo. Hai capito? Il problema sono gli allenamenti. Quindi poi il punto è che non posso non allenarmi, come faccio? È un casino. O non mi dato o non mi alleno, o faccio tutte e due. Poi... non te dati. E poi vengono tutte bolle, perché purtroppo.
Ragazzi, ci siamo finalmente, il tatuaggio è completamente finito e sono veramente contentissimo di come è venuto e non posso che ringraziare di cuore il mio tatuatore per aver creato un vero e proprio capolavoro ed aver rappresentato tutto ciò che a me interessava rappresentare appunto su questo braccio. Ringrazio tutti voi per il supporto che mi avete dato qui su YouTube per quanto riguarda la serie Sim 1 Ink, che vi è piaciuta veramente tantissimo, sono molto contento di questo e vi dico che non smetterò di portarvi altri tatuaggi su YouTube, quindi continuerò comunque a portarvi con me perché farò dei nuovi tatuaggi a partire da settembre circa, credo. E in più vi dico che se questo video raggiunge i 5.000 like io spiegherò anche tutto il resto del braccio, quindi vi farò una spiegazione di tutto il resto. E vi dico una cosa, commentate qui sotto scrivendo secondo voi cosa rappresenta tutto il resto del braccio che appunto manca. Potete prendere spunto appunto dal video che ho fatto sulla spiegazione della prima parte del tatuaggio e su una foto di Instagram che ho messo dove ho fatto capire veramente tante cose, quindi andate su Instagram a controllare la foto che ho messo del tatuaggio perché lì potete prendere spunto. E lascio un cuore a tutti coloro che indovineranno, comunque andranno vicini a quello che è appunto la rappresentazione del tatuaggio. E poi farò un video completo. C'è il bambino con sopra il teschio, c'è l'orologio con dentro la dea Nike, c'è il gladiatore, c'è Zeus, c'è la donna con sopra la testa di un leone, c'è quest'ultima parte qui che avete appena visto. E niente raga, quindi commentate scrivendo cosa ne pensate del tatuaggio e secondo voi cosa rappresenta per me tutto il tatuaggio completo. E quindi raga, basta, spero che vi sia piaciuto insomma questo video e vi ringrazio ancora per la visione. Ci vediamo in un prossimo video, bella.